Ciao ragazzi, negli ultimi mesi in molti mi avete raccontato esperienze che hanno a che vedere con sogni premonitori. L'opinione pubblica anche in questo caso si divide in due gruppi, da chi afferma che predire il futuro attraverso un sogno è possibile, a quelli che rifiutano l'idea, proprio perché inspiegabile, apparentemente lontana dal concetto di realtà. C'è da dire però che la storia è piena di testimonianze di sogni premonitori. Sono famosissimi i casi di Abraham Lincoln ed Edgar Cayce, per esempio. Ad ogni modo, oggi investigherò un po' di più su questo fenomeno e cercherò di darvi gli elementi che vi permetteranno di farvi un'opinione più chiara sul tema. Ecco quindi, sogni premonitori, realtà o immaginazione? I sogni premonitori sono quelli in grado, apparentemente, di predire il futuro attraverso un sesto senso, una maniera di accedere ad informazione futura senza averla previamente acquisita attraverso i mezzi convenzionali. I sogni premonitori sono esperienze a livello interno, immagini che si formano nella nostra mente e che si traducono in realtà nel mondo fisico. Alcuni parlano addirittura di un vero e proprio viaggio nel nostro inconscio, dove si suppone venga immagazzinata informazione che a livello cosciente non siamo in grado di percepire. Alcuni esperti di questo fenomeno affermano che potenzialmente tutti abbiamo la capacità di predire il futuro attraverso i sogni. Tuttavia, la maggior parte di noi non è in grado di ricordare il sogno, o tende ad eliminare e abbandonare a livello inconscio le parti più esplicitamente premonitorie. In molti casi, le persone sono così concentrate sui loro drammi personali che le uniche profezie che sono in grado di elaborare riguardano loro stesse. Altri invece si preoccupano di situazioni che hanno conseguenze sulla società in generale. I loro sogni quindi profetizzano eventi a livello mondiale. Tutti sogniamo, su questo non c'è dubbio, ma perché alcuni sogni diventano realtà ed altri rimangono unicamente immaginazione? Ci sono vari modi per spiegarlo. In questo video ve ne illustrerò tre. La prima spiegazione sarà quella difesa dalla parapsicologia e le altre due dalla scienza. La spiegazione parapsicologica, come dicevamo prima, afferma che tutti siamo potenzialmente in grado di predire il futuro attraverso i sogni. Per molti parapsicologi, sognare significa raggiungere il piano astrale, dove determinati simboli dovrebbero aiutarci a capire cosa succederà in futuro. Il problema è che questi simboli non sono sempre di facile interpretazione e la maggior parte di noi non è in grado di estrapolarne il significato. A volte però la premonizione è qualcosa di più chiaro, una specie di film che riproduce con gran precisione gli eventi futuri. In quel caso però alcune persone non sono in grado di ritenere il sogno nella loro mente cosciente una volta svegliate, altre invece sì, e sono quelle che predicono di fatto il futuro. Come vedi, questa spiegazione è la più difficile da accettare, anche perché di base la giustifica è con un semplice «è così» e non c'è altro modo di spiegarlo razionalmente. Le uniche prove che hanno a disposizione sono tutti quei sogni documentati che hanno realmente profetizzato eventi futuri. Per esempio, è noto che alcuni sciamani nativi americani predissero l'arrivo dell'uomo bianco con moltissimi anni d'anticipo, o persone che sono state in grado di predire catastrofi naturali. Insomma, qui ci si basa sui fatti. Passiamo ora alle versioni della scienza. La scienza di base rifiuta in modo molto chiaro la parapsicologia e cerca sempre di trovare una spiegazione logica. In questo caso, non può rifiutare l'idea che alcune persone abbiano in qualche modo predetto il futuro, perché ne esistono chiare prove, ma queste profezie avrebbero un'origine che è possibile spiegare razionalmente. La prima delle teorie scientifiche ha a che vedere con l'informazione che immagazziniamo nel nostro inconscio durante la giornata. La vita è un susseguirsi di eventi che hanno una conseguenza sul nostro subconscio, come pezzi di un puzzle che, quando dormiamo, vengono messi insieme e generano un'opinione o un'ipotesi di evento futuro. Queste informazioni, come dicevamo, non sono percepite chiaramente a livello cosciente ed emergono alla superficie solo durante il sogno, quando la nostra mente è libera di elaborarle non influenzata dalla nostra coscienza. Grazie a tutti questi frammenti di informazione, elaboriamo un evento nella nostra mente che in determinati casi risulta verificarsi realmente. È come se durante il sogno tutti quei piccoli indizi nella vita che ci fanno pensare che un determinato evento possa verificarsi riescano a creare il sogno premonitore. Insomma, quando sogniamo,
diventiamo più sensibili a quello che succede intorno a noi e riusciamo ad elaborare un'ipotesi di qualcosa che potrebbe accadere. La seconda teoria scientifica, invece, giustifica i sogni premonitori come una semplice questione di statistica. Immaginiamo che uno di voi sogni tutte le notti, dall'età di 15 anni fino all'età di 75 anni. Questo si traduce in 21.900 sogni. Adesso immaginiamo che sogniate una tragedia che accade in media solo una volta per generazione, come potrebbe essere l'eruzione di un vulcano, e che la sognate solo una volta in tutta la vostra vita. Che probabilità c'è che questa tragedia si verifichi il giorno dopo averla sognata? Concretamente 22.001. Apparentemente è una probabilità bassissima, ma se consideriamo il numero di persone che esiste a livello mondiale, la probabilità che questo succeda sono decisamente maggiori. Insomma, il sogno premonitore non sarebbe nient'altro che una coincidenza data dalla legge dei grandi numeri. Adesso che sai quali sono le teorie esistenti su questo fenomeno, è arrivato il momento di dirmi la tua opinione. Pensi che un sogno possa davvero predire il futuro? Che quindi alcune persone abbiano davvero questa capacità? Oppure è semplicemente una questione statistica o di maggior sensibilità di alcuni soggetti rispetto agli eventi della loro vita? Fammelo sapere in un commento. Se ti è piaciuto il video, iscriviti al canale, lascia like o condividilo con i tuoi amici. Un saluto e al prossimo video dell'Inspiegabile.